cul. 3, 3, 2, 1. Sempre un piacere essere con voi in Anta Via Stelin di Sabientoni. Stasera in Anta all'emissione. E ma giugò. E mampa. Ma soprattutto, c'è muda. Campa. Sono voltati stasera in forma più che mai, hein? La squadra di Rossi. Marie, Pierre-Jean e Carlo Antò, che rappresentano la socio Mossa Gioventù. Buonasera. Buonasera. Canadiuga contro i Durchini. I Durchini stasera di Margherita, Alessandra e Eletta. Alcuni sciti, ma è sempre bello presentarla. Qui da chi sta sempre a radio, Mariangela Geronimi. Allora, va di bene, a di sempre a radio, e quando non ha mica a radio, beh, non ha manco d'ur. È detta. Allora, la socio, mossa gioventù, una piccola parola. Allora, la socio per scopo da unisce parecchi giovani cacciori di quasi tutti a Russia, fanno una giornata in museo geniale, in fine di questa giornata fanno una vista, un ribasto, contiamo gusto, giochiamo amore, partecipiamo a mantenere il patrimonio culturale russo. Potete un geniale, che sono... C'è cioè, boh, i buonisciti, Carlonto fetti piano per chi ti ha visto tanto a voi. La socio teatro nostrale, una troupe di teatrini con spirito burlesco che fa via di l'arte teatrale anni per scopo, ascoltati bene. Un mantenimento, un spanamento, a spardire e a tramandire di lingua gorsa. E forza! Manetti. E forza! Forma forza, idemi! Un trigamo più, giughemme! E ma giugà, e ma giugà subito, a raffica! A raffica, veramente. 5 domande più o meno facili e ciò la risponda il più presto possibile. Risponditi bene, 20 punti, risponditi mica bene, un perditi in onda. Mettiti mai non tu vunzo e ascoltati la prima domanda. Prima domanda. Chi paesi sospicati dai caduti di un Niagara? Chi paesi sospicati dai caduti di un Niagara? Alessandra, chi mi diti? Ad un bug. E l'Alaska, no? Bon, e chi rappresentano? Gli States, eh? States, in cui paese? In cui Canada. Risposta buona, bravo! È città di Niagara Falls, in uno stato di New York, e Niagara Falls, in uno stato in Ontario, al Canada, marca nuova frontiera. E sapete perché qua là tutta la gente ha la rete spiccicata e il fronte blatto? E un freddo, perché ci sono i due eventi che quando Elisarizza una mattina, dice no. Oh, ma cosa sento? Oh, chi sei caduta di ogni cosa? Come posso tenere le missioni io? Allora, continuiamo. Seconda domanda. In de il governo Macron, quale è cognomato Madame Corse? La no, per chi è? È astuta, va diventata Madame Alsace. Si pila, tu figate da choucroute. Ha fatto come le lette. Ecco, continuiamo. Terza domanda di Sarafiga. Come si chiama la lingua scritta adoprata dai ciechi? Ubraia. Ubraia. Ti sicuro? E come? Risposta buona. I rossi. A sapete chi si deve per giocare? Poi si deve a ospedale con lui. E poi con la deri. Aia, ora si gioca contro noi. Ma cosa faccio sta fare? Sei la Maria, tu vedi che a me, no? Maria, sicura. Allora, siete pronti? Alessandra, aiutateli bene. Allez, allez, poi a rem, allez.
Continuiamo. In che monumento parigino so i ceneri di Napoleone? Le valide! On la valide ou pas? Les invalides! Reste sur ta peau, Nayé! Qui m'a du spirit, Alessandra? Allora, creato da Napoleone, au 14e, en 1670, qui peut accueillir l'isola di Veri di Nueguare. Ecco, ultima domanda di Sarafka, una domanda di storia, se voi siete studenti, sapete. Come si chiamava o tribunale ecclesiastico che era incaricato di ricercare e di castigare gli eretici? Il tribunale ecclesiastico chargé di traquer e di punir gli eretici. L'inquisizione. C'è una bella inquisizione qui, risposta buona. Tanti scuri. A sapete, ma devi qualcosa. Se oggi c'era stata l'inquisizione, a me vi bruciavano, perché dici che sono una senatora. Tutti quelli che segnano, i bruciano. Allora, dopo Sarafica, 20 punti i rossi, bravi. Ma un osso è in testa, 80 punti. Allora, continuiamo, andiamo a giocare a Varia Via. A Varia Via, veramente, una domanda, tre risposte possibili. Per ognuna delle domande, Marie-Angel, vada a tre proposte e secondo se proposte, se è buona, 20 punti, se è falsa, regaletti 20 punti all'altra squadra. Avete la possibilità di chiamare qualche sia di pubblico per farvi aiutare, se non siete mica sicuri della risposta. Questa persona qui, se la sa, se la conosce la risposta, mi faccio un segno in mano e io vengo a trovare un bel micro e poi guadagnare di noi un regalo di nostri partenari. Siamo pronti? Yeah. Allora principiamo in quei rossi. Prima domanda. Che ha messo in valore l'associo appunto a Bonifazinca a Nantaupiano di Araneda? Allora i garbunari, i stantari o la liuedi. Qu'est-ce qui a été mis en valeur sur le plateau du Raneda par l'association Apunta Bonifazinca? Les charbonniers, les menhirs ou les oliveraies? Vas-y. Moi, je pense que les oliviers. Ouais, comment tu voulais? Si vous ne sentez pas sûr, vous pouvez te demander à l'aïeux, toi. Allez, vas-y. L'olive. Comment tu voulais? Stantari. Stantari. C'est sûr, hein? Ouais, moi, je n'ai pas arrêté de nous tenir. Risposta à valsa, non. Et non, erani. I garbunari. I garbunari. Ah, i garbunari erano costruzione per fare il carbone. Se ne trovano in parecchi paesi, ma a Punta Bonifazinca ha creato un diasso di garbunari. Continuiamo. Seconda domanda. Chi era il dominio di predilezione di Lully o Lully, soprintendente di Lavigio XIV? La musica classica. Aspettate, ascoltate le domande. Abitura, l'architettura. O a musica? A musica. A musica, perché ne ti ha ascoltato? Come Lully, muote delle note, remixate per DJ, per David Guetta. Ma ci sei sempre a night, eh? Non voglio mica andare a ascoltare questa affare, eh? Risposta a voi, Nayé. Alessandra, da usare un nome, Giovanni Battista Lully. È un immigrante, allora Giulio Rebadi, Giovanni Battista Lully, eh? È un immigrante italiano che sviluppa la musica e ha corteggiato re Luigi il 14°. Bravi, bravo Alessandra, complimenti. Tocca a voi. A chi si conosciuto? Chi cazzo t'adori era l'amante di Edith Piaf a Vigne di anni 40? Aspettate, anche se la austripica, lasciateli... Era... Mica, potremmo mica. Tony Zell... Georges Carpentier, oh Marcel Cerdan. Oh Marcel Cerdan. Quel beau titre de la mande d'Edith Piaf. A terzo, eh. Ou d'Erzo. Eh. Ou Gunichit, hein. A scritto tout, a scritto tout. Je vois la viande. Ha scritto si un jour la vita racha moi e tutte sere se le racha tu non te la vio o don tu non era mica gasca d'un pan in dove le tiri tu sta fuori in dove le tiri tu che era uso amante in un libro leggio allora, leggio tutto io perché l'aspettavo sta fuori perché è da dici leggio libri no ma c'era
Ehi, un bel film, Edith e Marcella. Come no. E ye, di le luce. Sì, sicuro, perché ha detto, l'hai visto. Ma dici che da leggi i libri di Zappiantoni, da presso a me, e da leggi piuttosto, voici ma galate dei seggiori. Quando ando da un dentista, ando da un dottore, ci sono i libri lì. Allora, ultima domanda, Pai d'Urchini. Chi guerra era fatta da un battaglione dei voltigeurs corse? Allora, a conquista di l'Algeria, a guerra contro i banditi, o è guerra in Abuleuniane? A quelle guerre, le bataillon des voltigeurs corses a participé? La conquête de l'Algérie contre les bandits corses ou les guerres napoléoniennes? Rivetitibé, i voltigiori corsi. Mais che bisogno da pudia? A prima. Eh ben, l'hai mitè, t'as prima. Se non siete mica sicuri, potete domandare aiuto, eh? Dovremmo domandare l'aiuto, ma io... Dovremmo domandare l'aiuto di un giocatore che non risponde. Ah, ce n'è uno. Ce n'è una con l'andami, già. Oh, ma ci sono Zappiantoni in un pubblico, ogni no. Sera, oh. C'è poche che Zappiantoni in un pubblico, mi già. Monsieur, baba. Ma ci posso giocare. Oh. Ma siete voi che avete... Ah no, siete mica voi. Agonisimo, agonisimo. Allora, mi... Ritruemi, eh. Allora, piace un micro... Alors, je pense que c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Je suis pas sûre, hein. Non, mais elle t'est proposée, Tomène. Alors, il est et elle avait fiducia in voi, elle allait comme à voi. Alors, sui tetti, so... Yeah, sui temi. Tu sais, una domanda, eh? Yeah, chi c'è? I ratinati, quando? Mentre no. Le guerre napoleoniane o mentre i banditi gusti? No, ma sapete perché chi mi ha dato? Quando vega le lette, questi capelli così, penso che giusto appunto può essere... Ha fatto una guerra, ha fatto la guerra con i capelli. Ma cosa hai fatto a questi capelli? Sono andato in due guaffor, mi ha fatto una allora, minivaga. Una minivaga. Minimo, Annie, e ti proposto? Ma no, risposta valsa. Oh. La seconda. I voltigiori, i voltigiori corsi, era contro i banditi. Contro i banditi corsi. E osrei, piga, no? E ti conosciuti i banditi. E come ti conosciuti? E la tutti scerpate, non hai mica bisogno di voltigiori. Una più russori che a nostra ninfa e culi ulti diori. Intesa! Bravo! Oh, che voce, oh, che voce! Piacere! Dopo savare a via, e a proposito di Dani, tu vas chercher Manala Dino. Aïe, aïe. Et Annie a proie, toi même. Ah. Dopo savare a via. 40 punti, Rossi. Bravi, ma sei in testa. 100 punti. Complimenti. C'è maniera di giocare qui. Vogliamo giocare? Ci vediamo una sfida. Allez, Marie-Ange, va spé tout simple, hein? Boultidiedu, magiso. Ecco, allora, passa sfida. Ma mi spiega, è semplice. E us credo di avere età, che dire a noi chi decidi. Secondo sa prova, sapremo chi fa. Prima di tutto, è una domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Vale. Allora, siamo a Garit e Pierre-Jean. Allora, vieni qui. Ciao, manettili. Attento, sì, eh. Petit gaz. Non mi vedo, vi giuri. Dite accanto a Pierre-Jean. Che io sono cieco per Gounou, da sesso questo, sono questo. Ma arrange a trovare la tenda del corso che sappia bene piazzare niente. Ah, è. Allora. No, mettiti qui. Ecco qui. Non posso più. Prima di tutto, Marie-Ange, vada a spiegare ciò che tu la fa. Allora, per gli gars, su screno ce la dali appena di là giù. Allora, l'emmo d'incoraggi tutti insieme. Anche voi, con noi. Semi pronti. Partiamo da un giù. Noi chiudiamo, eh. Screen! Screen! Ah, allora, immagine mischiata. Allora, immagine mischiata è semplice, vado a spiegare. Ci sarà un'immagine nel tuo screen e adesso si immagina ci sarà 3, 5 o 10 personaggi che sono piatti dentro. Quando voi ti trovi, girate verso la vostra squadra e domandate di picchia. E un consiglio che posso dare, piglietti il vostro tempo, 30 secondi, e siamo pronti. Allì. Margarita. Fidio lei tu, screno, sì. Oh, screno, non faccio l'immagine. Cos'è sta a fare, mica? Allora, chi ce l'ha trovato, screno? Ce l'ha trovato, Spinivogo, un Samero, Minaretto, Mascara e una televisione. Allora, ce l'ha trovato un Spinivogo, un pompier, ce l'ha trovato un Sumire. Un âne, un minaret, un minaret, un masque, la télévision, la télévision. Mais tu t'en coupes un arbre dans ton imagine, hein? Alors, où spendez-vous?
Quando voi ti trovi? La vitro us venivo. Aspite. Sumero. Quando voi ti trovi direte verso la squadra e domandate chi c'è. Tu la trovare tutti. Ie. Perché se voi li trovate mica tutti. A maschera. Rigaletti i punti all'altra squadra. E televisione. È un minaretto. Minaret, ma minaret. Allora, vuoi che sia a tro? I due squadre. Yeah, avevi tro. Allora, c'è la Puglia. Allora, c'è la Puglia. E c'è la tro a tutto, eh? Allora. Tutto. Finiavogo è qui a mezzo, no? Qui. Finiavogo è qui. Pia Nusca. Allora, usumero un due. Indio. È qui, yeah. E un minaretto. E qui, e qui, e qui. Qual è su? Allez, puoi andare. Alessandra, Alessandra, cola. Allez, je vais aller chercher Alessandra. Vite aiguille. Tu as fait tout cuit, hein. Et au verre comique, au minaret. Allez, vous dites. Allez, vous êtes à la chambre à gagner. Au verre non d'acuit, hein. Alors, au minaret. Minaret. Et au cos. Non, mais tu as spiegé tout, on sait. Non, allez, tu l'as dit subito. Tu l'as eu, ou non? Qui, non? E qui, minaret. E qui o no? Non vergo più, va. Bon, l'altro, l'hai ti trovo a maschera. E a maschera qui, da qui? A televisione. A televisione, qui. E un minaretto. E minaret c'è un ciucu qui a Napoli. Non è qui, non vergo più, eh. Bon, allora. E qui? In due. In su, minaret, oh. Ah, allora. E buono o no? È sicuro che è buono. È sicuro, risposta buona, gli. Complimenti, ripetete la vostra piazza, finiti. Su te, Alessandra. O Alessandra, aspetta, siamo magari. Aspetta, va a ciuvala. Fammi vedere, Maria, mi aspetta. Chi ti ha già scrucetti in più, aspetta. In questa squadra, tagli i luci marchettini, eh. Fila di anni bene, eh. E beh, complimenti, sciacca manetti. Grazie. Allora, dopo questa sfida, i rossi, 40 punti, bravi, ma sempre in tesi, Zucchini, 130 punti, complimenti. Ne va approfittare per fare un po' di ducciati nel pubblico. Sono venuti numerosi a scuola di Badu, Olivia. Presenti, a parte da 4 anni, se volete andare a badare, andate. Olivia, ta brava di trasmettere la sua passione, complimenti. Temo di noi, io indosso qui, il rifugio Caldaniccia. Presento. C'è la ramità, una socio di difesa dell'animale Gorsi e l'ampevo una chiama che ogni settimana gli agari e anche altri animali sono abbandonati e si occupano i dedi. Complimenti, bravi! Allora se voi volete un animale, per curarlo, per occuparvi di lui, non andate mica a comprarlo. Ci sono tanti e tanti disgraziati che aspettano e gas e va mia. È come una notte avremo un osso, vedi? Un osso cannifo avremo un osso. Allora noi avrà e ma poter recudare in cui sciapagappo. Un sciapagappo, veramente, c'è la trovare in 4 indizi. Al primo indizio, potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. E per chi sa chi, potete proporre senza perdere punti. Siamo pronti? Allora, ascoltate il primo indizio. E fidia di uscreno, perché che forse ci sarà un indizio? E io vado a domandare un affare ai rossi. Svegliate, io perché io sarei stato in presta per andare a gara. E a fatica. Se ti stanchi. Allora, ascoltate, fa 60 punti. Quando mi parla di me, sa mente o Vesuvio. Ma quando le mani battizzate così, forse pensavano a un vulcano e mica a pizza che porta il suo nome. Quand on parle de moi, on pense aussi au Vésuve. Mais quand ils m'ont baptisé, je crois qu'ils pensent au volcan plus qu'à une pizza. Qui me dit ? L'Etna. L'Etna. Non, réunis-toi en cours, s'il vous plaît. Réponse à Val, ça non. Non, du mica qu'à la pizza. Au Vésuve, l'Etna. Et l'Elette. Non, mica l'Elette. Non, Alessandra. Sandra, très volcan, il n'entend. Alors, indizio 2, ben 50 punti. Ascoltate, vai, Rossi. Sono andata da Iaccio a Bastia circa in un mese. Allora, circa un evenimento, eh? Ma dopo sono andata anche più lontano e aperta una strada nuova che ci ha portato a ciò che noi siamo oggi. Gli studenti, qui, se voi non sapete mica. Da Iaccio, je suis monté vers Bastia en à peu près un mois, mais ensuite, c'est allé beaucoup plus loin, j'ai donné le départ d'une nouvelle aventure à laquelle nous devons ce que nous sommes. Trinichello. E dillo! Trinichello.
Te vuoi quando ti piano, Gui? Risposta falsa, oh. No? Oh, aspetta, tu non ti senti? Studiante, studiante, è una questione per voi. Non sono mica studiente. Adesso, il prossimo indizio. Allora, su terzo indizio, per 40 punti. Sono prodotto in Australia quasi al 100%. Ma certi partigiani sono venuti d'Algeria, di Marocco e anche qualche italiano che ci hanno dato a Zomano. Je suis un pur produit de Corse, mais pour nous donner toutes les chances de réussir, des partisans sont venus d'Alger, du Maroc et même d'Italie. Ah, le vin ou l'huile d'olive, hein? Le vin. Qui me dit? Un événement, tu révites tes bêtes. Un événement. Vidia de Ouskren. Vidia de Ouskren. Qui propose les Turquini? Ah, on a eu mica visto sta fa. Ah, parce qu'on a écouté mica. On a écouté mica. Qui me dit? Un carretto qui si vede qui da. Bon, tu la propones, Gui, hein? Il Bon, allez. Allô, réponse à moi. Immigration. Ultimo indizio per 30 punti. Studiante in storia. State assente di un evento storico. Qualche mese fa, a Dubar, su un ultimo sul lato marocano. Chi mi proponete? Un 9 di settembre, la liberazione della Corsica. Per chi allora? E come per chi? Perché sono stati i corsi che prima è stata Bastia e si è liberata il primo dipartimento in tutto. In un mese sono voltati in aria. E c'è lui, ha già fatto saltare un ponte in Cusa di Azepa. Allora, la liberazione si è fatta da Bastia in aria in un mese. Ecco. Voi avete aspettato 4 indizi, 4 a risposta buona. Yeah. Allora... In quanto sia di Azepa. E non sono mica nato di sti tempi qui, eh? No, ma da Greghi, davvero, non è da mica dormito, eh? Allora, so, liberazione di Corsica, chiamata operazione Vesuvio, principia un 9 di settembre di 1943 e finisce il 5 d'ottobre di 1943. Si va a seguire i registanti l'isola, ma anche le truppe d'Algeria, i gommiers marocconi e sulla italiani che combattono i tedeschi. L'Italia si rende il giorno di un principio di liberazione. E dunque, non si dirà mai abbastanza che è stata a Corsica il primo dipartimento francese liberato. Ecco! Ascoltate i belli indizi, ascoltate i belli indizi, perché in ogni indizio c'è qualcosa che vi può indicare. Ho visto lì, ha saparato che in quanto sia Giuseppe mi ha fatto saltare 3 punti. Bene, buono. Allora, tu passi il Chapagapo. 40 punti, bravi, sempre, quantunque. Sette in testa, 160 punti. Vabbè, una volta. Bon, vi chiedete, allez, è una compi canzone in cui il virus di melodia. Un virus di melodia. Allora, veramente, è m'ascoltato in pochi di ritagli. Se voi conoscete un ritaglio, potete pilare 10 punti. Se voi rispondete male, regalate 10 punti all'altra squadra. Apriti bene i vostri orecchi. Siamo pronti? Allora, i rossi. Per questa musica qui, per questo strato qui, ce la svegliassi, eh? Svegliatevi, svegliatevi. E mica dorma. Motivi. E mica dorma. Ce l'hai mica dorme. Ce l'hai mica ve usone. Ascoltati bene. Lorsque je rêve tu es tout. Ecco per aiutarvi, ma... Allora, c'è la cupona, Alessandra. E tien da oui. E avec toi. Avec toi. Viens avec toi. Rêve avec toi. Avec toi. Viens avec toi. Dieu le soleil, non? Dieu le soleil. Réponse à valse, non? Ok, tu vas. Pourquoi vais-je dire tout ça à non? Parce que era Étienne Dao qui canta Le Grand Sommeil. Mais il n'y avait qu'à pas voir. Il s'était bien rizzati, cette aiguille, in cui noi stasera. Bon, ascoltate questa aiguille. Forse Marie-Ange, c'est data la reti qui sont bonne oggi. Ascoltate bien. Quel changement! Ce ne sont plus les amours d'autrefois. D'autrefois! Oh Marie-Ange, tu me rendais caresse sur caresse. Et maintenant, tu me laisses à moi. Tu ne dis plus ce joli mot, je t'aime. Que si souvent, chérie, tu me disais.
réponds-moi, qui est demande. La boudeuse de Marc Paul. Di Marc Paul, une semi-caillatine, ni magounoche, ni risposte à bonne. Marc Paul dit Marco Longo. Allora, prossimo strato di Deli è per voi. In serata, li ascoltate. Mettiamo! Aio, aio! C'è Alessandra! E Pink! Chi canta? E Pink, what about this? What about this? A tutto spi, yes. A Pink! Oh, what about this? But what about the question? What about this? What about the answer? Hey! Hey! Oh, Maria, non detti! Ma che è la musica? Oh, vada bene, eh! Oh, yeah. I resti sono buoni, lì, eh! Chaque manette, le risposte a buona, yeah. Risposte a buona, yeah. Qui se mi dà il lacrime a luce quando la sento, ascoltate! A rigore di sta vecchia canzone. Ma lo titolo? Che tizia canzone è? La canzone è? Allora, oh, a sapere, chi mi dici? Ma lo titolo? La canzone è uomone. Non sei uomone, ma quello che canta. Figlia, il tuo figlio round. Risonte. Che sono sapone, dai. Il manco di tigre. La true. Ecco, allora, ultima domanda e ultimo ritaglio, ascoltati bene. À l'étoile où j'étais venu pour animer la flamme, j'entends des émus jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je pense à Fessy. Alors, qui me dit? Georges Brassens. Qui chante? Qui chante les copains et les copains? Non, Mika. Fernande. Allora, ascoltate bene, era ciò che ci voleva trovare, ma non è mica ciò che mi hai domandato. E ta canta! Rimettite un ritaglio! Allora tutto il mondo può cantare! Fernande! E cantate! Je bande, quand je pense à Fernande, je bande aussi, quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à lui, là, je ne bande plus. La bande des enfants, ça se commande. Et bon, il y a capé au Viagra, hein! Aspetta! Era di tonte la sua epica, e sono sempre tonte a voi, eh? Il bon de plus, il bon de plus, c'è più via gravi, Giulia, aspetta, aspetta, andando. Allora, dopo... Se, facci così, o suo marito, eh? Dopo hai tirato su vino. O mi gugnato. Se ti hai ricordato appena 70 punti, bravi! Bravo! Ma è esattamente di stasera, e hanno vinto la rivincita, sono i Durchini, 170 punti! Complimenti! Un venivetti, nemmo un aperto stasera, regali per tutti! Inoltre vincitori, alla da bude piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione provumade di Corsica Essence. L'altri sono da gampa cui brudutti nostrali di a biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bello regalo di nostri partenari d'oggi. Sempre un piacere, una bella rivincita stasera tra questi due belli squadre che noi ringraziamo di nuovo il pubblico, eh? Ogni sera è un incanto, è un allora, incanto. A sapete voi, se volete andare con noi, non pubblico, oppure a giocare come candidato, è facile e facile. Semplici, sapientoni.tv qui, a me. Mi tocca a ringraziare a Mariangela che ogni sera ci fa ci rida, ci nampare e soprattutto è più che una sapientona, è una teatrina di prima drink. Da qui a poco ritroverete tutti i diali, ma noi o meno stasera è meglio gatto. E m'ho imparato. Ma soprattutto ci siamo. A ringraziare, a presto.